Benvenute e benvenuti a Molecole in scatola, dialoghi su chimica e società a cura del Dipartimento di Chimica dell'Università di Torino. In ogni puntata racconteremo un problema, una necessità tecnologica o un mistero risolto dalla ricerca o su cui si sta ancora lavorando, tirando fuori dalla scatola una molecola o un materiale o un oggetto per capire come funziona, a cosa serve o dove lo trovate, magari senza saperlo, nella vita di tutti i giorni. Quale sarà il contenuto della scatola di oggi? Buongiorno e benvenuti a un nuovo episodio del podcast Molecole in scatola. Eccoci, siamo Emma e Paolo, dalla magistrale di Material Science all'Università di Torino. Entrambi quindi abbiamo fatto lo stesso corso, siamo addirittura di arrivo ormai per Material Science, però in realtà soltanto la magistrale, perché in realtà abbiamo dei background leggermente diversi noi due. Lei infatti? Io sono partita dal liceo scientifico, sono passata poi a una triennale in chimica e poi ho deciso di prendere lo stesso percorso di Paolo con la magistrale di materiali in inglese però. Quindi esatto. Abbiamo anche un fattore international in più. Ok. E tu invece hai fatto un percorso un po' diverso, era già un po' più scritto, allineato. Esatto, io ho fatto un percorso più allineato, diciamo, perché io anche alle superiori ho fatto chimica in un istituto tecnico e dopodiché sono passato direttamente a scienze dei materiali per poi continuare appunto in material science, quindi la versione in inglese della magistrale, ecco. Diciamo che la parte più differente un po' tra chimica e material science l'ho un po' trovata dentro l'approccio, no? Che era un po' più formalismi da un lato, mentre poi affrontando la magistrale, è vero che ci si addentra un po' di più nella materia, però anche proprio un approccio al mondo dello stato solido che mancava un po' nella triennale. Tu hai sentito la stessa carenza, no? No, non tanto, perché essendo che arrivavo da scienze dei materiali, in realtà il mio percorso è stato più, diciamo... Eri già inserito. Sì, ero già inserito, era più continuo, perché anche scienze dei materiali è nozionistica all'inizio, cioè tutta la parte di base, di chimica, di fisica importante che va fatta. Però poi quando si studiano effettivamente i materiali, come tu ben sai, si inizia a vedere anche un po' l'applicazione. E quindi questo salto non l'ho non visto l'hai patito. Io. No. Ecco, io su questo farei un po' di promozione riguardo il fattore di orientamento, perché prima di affrontare un percorso universitario che comunque impiega tanto tempo e un po' già settorializza la formazione, è necessario, no, fare un po' una panoramica di tutte le varie cose, perché io mi ero persa che ci fosse questa possibilità della triennale in materiali. Poi magari avrei confermato comunque chimica, però sai, sì, poter avere una visione già a 360 gradi facilita poi un po' anche la scelta, sì, sì, sì. È molto importante infatti l'informazione per il proprio corso di studi, in modo da fare delle scelte ponderate fin dall'inizio. Tu com'è che avevi fatto la tua scelta? A chimica. All'inizio ormai, perché avevi 12 anni. Sì, perché io, essendo che ho scelto già chimica alle superiori, diciamo che è stata una scelta fortunata, perché quello che è successo è che io non avevo idea di cosa fare, come tutti in realtà all'inizio, però poi ho assistito a una lezione a porte aperte per chimica, era una lezione molto basilare sull'atomo, però mi ha preso tantissimo, quella lezione era molto interessante, quindi io ho capito fin da lì che chimica sarebbe stata la mia scelta, e infatti poi ho scelto chimica e poi scienze dei materiali più avanti e adesso material science, quindi... Perfetto. Perfetto, sì, sì. Bene, sì. Allora adesso parliamo dell'oggetto che hai portato oggi per il nostro podcast. Esatto, abbiamo degli oggetti nella scatola appunto, e in questo caso, nel mio caso, ho portato un contenitore contenente idrogeno. Questo contenitore nello specifico si chiama pallone, però è... Appunto, quello che ci interessa è il contenuto, in questo caso, è idrogeno. Questa molecola è molto famosa ormai, perché negli ultimi anni è diventata
molto molto famosa proprio per la tematica ambientale che ormai è diffusissima, come è giusto che sia d'altronde, è una tematica molto importante. E perché idrogeno? È molto famosa, tant'è vero che ci sono addirittura degli esempi, anche se rarissimi, non su larghe applicazioni, però ci sono degli esempi di applicazioni con idrogeno, come la macchina idrogeno, che probabilmente tutti avranno già sentito parlare. L'idrogeno, quindi. L'idrogeno è un combustibile che si può usare, quindi, per sostanzialmente produrre energia, e la sua combustione, al contrario dei combustibili, produce acqua e di conseguenza non inquina. Inoltre, non soltanto si può utilizzare in macchine termiche, quindi i comuni motori che abbiamo tutti oggigiorno, ma si può utilizzare ad esempio in dispositivi più sofisticati come le fuel cell, che sono questi dispositivi, diciamo, con un principio di funzionamento che è quello della batteria, in cui l'efficienza usando idrogeno risulta essere molto maggiore rispetto ai comuni motori. Ciò quindi lo rende super interessante, lo rende... È vero, sembra un po' il combustibile del futuro. Esatto, lo rende... Allora se ci sono solo pro, cosa aspettiamo? Esatto, esatto. Questa è la domanda più comune che uno ci si potrebbe fare a una visione più superficiale della cosa. Perché poi in realtà, indagando sulla molecola di idrogeno, saltano fuori delle criticità, delle problematiche che sono tuttora sotto ricerca. Infatti l'idrogeno ha delle grosse problematiche, prima fra tutte è il fatto che bisogna produrlo, non si può estrarre come combustibili fossili. Di conseguenza bisognerà utilizzare dell'energia per produrre questo idrogeno, e questa energia di conseguenza deve arrivare da fonti rinnovabili, perché altrimenti il gioco non vale la candela, è completamente inutile in un'ottica ambientale. E quindi questa è una prima problematica. Dopodiché, una volta prodotto, esso risulta in forma gassosa e di conseguenza è difficile lo stoccaggio di questa molecola, perché occuperebbe molto spazio per anche quantità non grandissime, ecco. Di conseguenza bisogna utilizzare dei sistemi anche sofisticati per quindi limitare lo spazio occupato da questa molecola e utilizzarla quindi poi in grandi applicazioni. L'idrogeno, oltretutto, è stato comunque una molecola che mi ha ispirato, perché, diciamo, guardando la società moderna, è una molecola che descrive abbastanza bene, secondo me, la società moderna. Infatti, negli ultimi anni, il dibattito pubblico e in generale la società tende a soffermarsi molto di più sulla superficialità o su argomenti trattati con superficialità. E di conseguenza questo è un problema grande, perché tutti gli argomenti vanno trattati con la giusta complessità, e l'idrogeno secondo me era l'esempio perfetto, perché l'idrogeno a prima vista è una molecola perfetta, non inquina, se utilizzata nei giusti dispositivi può addirittura avere delle efficienze maggiori rispetto ai normali combustibili. Tuttavia è una visione superficiale anche questa, perché appunto, andando ad analizzare bene il problema, si hanno delle gravi criticità. Si scoprono anche questi lati negativi, insomma. Assolutamente, e quindi è importante anche nella vita di tutti i giorni e nella società e nelle tematiche sociali affrontare con la giusta complessità, penso. Certo, io mi ritrovo assolutamente e... Invito anche gli ascoltatori a poter usufruire di canali di divulgazione che affrontano i problemi con la giusta complessità, come ad esempio Geopop, che aiuta, no, ad affrontare un argomento complessivamente, ma senza perdere un po' gli elementi essenziali, e soprattutto riesce a veicolare i messaggi tramite un linguaggio efficace. Esatto. Adesso metto via il mio bellissimo pallone. E allora pesco io il mio oggetto nella scatola, che è un cubetto di ghiaccio che giustamente si sta sciogliendo.
E E perché allora? hai scelto il cubetto di ghiaccio che appunto si scioglie, quindi. Sì, allora, partiamo dal ghiaccio come l'ho pensato all'inizio, partendo da banalmente un drink, no? Facciamo un po' quel momento socievole che è necessario anche per affrontare l'università, infatti, soprattutto per riuscire a creare un po' quel senso di community, anche di scambio, come dicevamo prima, riferito all'internazionalità della nostra università, quindi riuscire a creare questi ponti. C'è bisogno di quel momento di divertimento e per poter andare avanti, soprattutto nel lungo periodo, trovare ispirazione dal confronto insieme a persone che hanno un background completamente diverso. Certo, mi trovi d'accordo. Allora, passiamo poi a una seconda visione, no? Del ghiaccio che possiamo osservare come elemento chimico e ritroviamo nel ghiaccio l'unico probabilmente solido che fa eccezione nel fluttuamento sopra un liquido. Infatti abbiamo questo ghiaccio che si ritrova a galleggiare sull'acqua, ma ci viene da chiedere come mai? Infatti, cioè, Come nel mai? senso. Perché abbiamo che il ghiaccio è meno denso dell'acqua. E che cosa vuol dire che è meno denso? Significa che i legami all'interno del solido o del liquido hanno delle forze diverse. E questo fa sì che in un caso siano più compresse e nell'altro più dilatate, in realtà più libere anche in un certo senso. E Ok. generalmente questa cosa si riflette in un comportamento di un solido che risulta più denso del liquido. E in questo caso invece no, perché abbiamo dei legami idrogeno tra le molecole d'acqua che costringono gli atomi in posizioni un po' più distanti. Ok. E questo appunto lo ritroviamo banalmente vedendo cubetti di ghiaccio che galleggiano nell'acqua, ma anche tu avrai ben presente gli iceberg sopra il mare, Assolutamente. perfettamente, e loro funzionano esattamente in questo modo. Molto, molto interessante. Ma sapevi che il ghiaccio non è l'unico ghiaccio che esiste? No, questa non la Ce sapevo. ne sono almeno 20 tipi diversi, e questo dipende da temperatura e pressione alla quale si viene a formare questo ghiaccio. Ok. Diciamo che quello che più comunemente tutti conoscono sono i fiocchi di Ok, neve, che molto hanno questa bello. forma esagonale. Questa è una delle forme più stabili del ghiaccio. Ok, interessante. Adesso passiamo ad analizzare il terzo punto che invece lega il ghiaccio alle problematiche climatiche, come accennavi tu, e di solito possiamo ricondurre questo fenomeno osservabile nei ghiacciai. Quindi, quando uno va a fare la famosa trekking in montagna, può osservare da vicino il fatto che ci siano questi valloni di ghiaccio scavati ormai invece da rocce. E lì un tempo c'erano ghiacciai, ma questo ha delle ripercussioni sulla nostra vita, perché infatti noi abbiamo un sacco bisogno di acqua. E il nostro corpo allo stesso tempo è composto per la maggior parte d'acqua, Certo. quindi significa che dobbiamo prendercene cura. E nel 2015 un artista ha portato 12 blocchi di ghiaccio dalla Groenlandia a Parigi per fare un'installazione a forma di orologio in cui ci sono questi cubetti di ghiaccio che si sciolgono. E questo era il suo modo di sensibilizzare la popolazione sul tema climatico. Infatti, l'installazione stessa si è sciolta, lasciando un po' quel senso di essere arrivati, no, al momento di estrema Ok, crisi. è un concept molto interessante, infatti. E invece sappiamo che anche la nostra università si è mossa in questa direzione. Assolutamente, la nostra università si è mossa nella stessa direzione, infatti adesso è presente un bando europeo proprio per contrastare questa problematica dell'inquinamento delle acque da parte dell'uomo. E il progetto si chiama Intuo Aquas ed è un progetto molto interessante, appunto, cerca di riutilizzare le acque inquinate, depurandole chiaramente, e rimettendole quindi nella circolarità del sistema europeo in questo caso. Quindi è un progetto molto ambizioso, interessante e doveroso, oserei Sì, dire. ci aspettiamo che anche il numero di progetti per contrastare la crisi sia sempre in aumento e che tutti vogliano affrontare un po' questa Certo. emergenza. E noi ci salutiamo sulle note di questo
call to action e vi aspettiamo per una prossima puntata. Alla prossima puntata. Arrivederci. Molecole in scatola è realizzato dalla Commissione Public Engagement del Dipartimento di Chimica dell'Università di Torino, Dipartimento di Eccellenza 2023-2027. Da un'idea di Francesca Turco, musiche originali di Filippo Turci. Si ringraziano Paolo Mazzà ed il team ICT per l'assistenza tecnica e Shiva Salepur per il montaggio. Le puntate sono disponibili sul canale YouTube del Dipartimento, sulla piattaforma podcast Spreaker e su Spotify.